Leggo un brano tratto da La chiave a stella di Primo Levi. Tuttavia, forte della mia condizione di esperto in entrambe le veneri, e quantunque lui fosse visibilmente insonnolito, ho cercato di chiarirgli che tutti e tre i nostri mestieri, i due miei e il suo, nei loro giorni buoni possono dare la pienezza. Il suo è il mestiere chimico che gli somiglia, perché insegnano a essere interi, a pensare con le mani e con tutto il corpo, a non arrendersi davanti alle giornate rovesce e alle formule che non si capiscono, perché si capiscono poi per strada, ed insegnano infine a conoscere la materia ed a tenerle testa. Il mestiere di scrivere perché concede, di rado ma pure concede, qualche momento di creazione, come quando in un circuito spento ad un tratto passa corrente ed allora una lampada si accende o un indotto si muove. Siamo rimasti d'accordo su quanto di buono abbiamo in comune, sul vantaggio di potersi misurare, del non dipendere da altri nel misurarsi, dello specchiarsi nella propria opera, sul piacere del veder crescere la tua creatura, piastra su piastra, bullone dopo bullone, solida, necessaria, simmetrica e adatta allo scopo. E dopo, finita, la riguardi e pensi che forse vivrà più a lungo di te e forse servirà a qualcuno che tu non conosci e che non ti conosce. Magari potrai tornare a guardarla da vecchio e ti sembra bella e non importa poi tanto se sembra bella solo a te. E poi puoi dire a te stesso, forse un altro non ci sarebbe riuscito. Grazie.